Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di Mauro Icardi, Fird in forma. Giocatore argentino dell'Inter, capitano dell'Inter che ha ottenuto questa versione, questa terza versione in forma. Forse potrebbe ottenere una versione TOTS, però non lo sappiamo. Allora, questa carta costa attualmente, in questo momento in cui registro 22.000 crediti per PlayStation 4, di conseguenza scenderà a 18-17 da qui a martedì, mercoledì. Allora, che giocatore è Mauro Icardi? Mauro Icardi secondo me è quel giocatore che ci fa capire perché in questo FIFA, in questo gioco sono molto importanti i moduli. E perché certi giocatori non sanno per niente adattarsi ad alcuni moduli e altri invece sì. Ecco, Mauro Icardi è uno di quei giocatori, di quegli attaccanti in particolare, che non sa giocare in un attacco a due. Parto subito così, non sa giocare in un attacco a due, è eccessivamente egoista nel senso che non è un giocatore che pensa al collettivo, non è un giocatore che potete utilizzare per pensare al collettivo, perché sia per via delle statistiche abbastanza basse di passaggio, sia perché vi porta a tirare facilmente, insomma, ad attaccare l'area. E anche perché allontanato dal centro è del tutto innocuo. Quindi Icardi, Tiff in questo caso, è una creatura divisa in due. Allora, se giocate con la versione come punta centrale, allora diciamo vi troverete bene, nel senso che comunque farà il suo lavoro. Non vi divertirete, ma farà il suo lavoro. Mentre se giocherete con la sua versione Tiff e giocherete in un attacco a due, allora praticamente cadrete in depressione clinica, una depressione lunga che vi porterà a momenti veramente difficili, quasi all'orlo del suicidio, fino a quando poi non penserete che fra 2 giorni esce la nuova stagione di Game of Thrones e quindi passa tutto. Ma comunque, a parte questa piccola digressione cinematografica, andiamo ad analizzare le statistiche di Icardi, che ha 82 di velocità con 82 di accelerazione e 82 di velocità scatto. La velocità per me non è poi chissà che quale pro, nel senso non è un contro perché non è lento, ma non è neanche un giocatore troppo veloce. Quindi di conseguenza è un attaccante normale. Purtroppo negli ultimi passi, non nei primi, ma negli ultimi passi perde molto e a volte si fa recuperare. Però ne è la norma. Dribbling 82 sulla carta, 85 di agilità e diciamo, si vede 84 di equilibrio, 85 riflessi, 85 controllo palla e 79 di dribbling. Il dribbling è la cosa più negativa di questo giocatore. Purtroppo ha 2 stelle skill. Io non so come abbiano fatto a dargli 2 stelle skill, perché poi comunque gli si potevano dare tranquillamente 3 stelle, ecco. Ma comunque è veramente impossibile superare avversari con il dribbling, con Icardi. L'unico modo in cui potete superare gli avversari è o il dribbling, quello che conosciamo noi ormai, R2, L2, quello che il nostro Matteo ci ha insegnato. Ho qualche finta di movimento, però finta di corpo, però insomma, abbastanza difficile. Oppure di forza, ma è veramente difficile superare una difesa ben schierata. Lui deve stare lì a centro area, deve prendere i palloni, molto difficile. Poi, tiri. 93 di piazzamento, 93 di finalizzazione, 84 di potenza tiro, 71 di tiri dalla distanza, 79 di tiri al volo, 84 di rigori. Per i tiri abbiamo un'altra doppia faccia. Lui è proprio uno dalle due facce. È veramente bravo con i tiri di potenza. Quell'84 sembra 90, quindi tirate sempre di potenza con lui. Sempre, sempre, sempre. Dite, ma come in questa occasione è meglio piazzarla lì? Tirate di potenza, perché i tiri a giro non li sa fare, ragazzi. C'ha 71 di effetto, ma sembra tipo meno 12. I tiri a giro per me non li sa fare, da dentro e da fuori area, figuriamoci da fuori area. Quindi con lui dovete sempre tirare di potenza, a volte anche da fuori potrebbe riuscirvi qualche bel gol. A me ne è uscito uno di pallonetto, ma più perché il mio avversario a un certo punto ha deciso di farsi una passeggiata col portiere che per bravura mia. Quindi lui è molto bravo con i tiri di potenza, ha una finalizzazione altissima, 93, e si sente tutta. Un piazzamento pazzesco, in effetti è proprio l'attaccante rapace d'aria che vi prende sempre lì, cerca sempre di battere la linea del fuorigioco, cerca sempre di creare la profondità per il passaggio, quindi per questo è veramente bravo, però lasciate perdere, cioè i tiri a giro non ci siamo per niente.
Per quanto riguarda i passaggi, ve l'ho già detto prima, 70 sulla carta, 74 divisione, 83 passaggi corti, 62 passaggi lunghi, quindi i passaggi sono assolutamente un contro. Per quanto riguarda il fisico, andiamo a un altro genere di discorso. Ha 86 di forza fisica, 71 di aggressività, che sembra qualcosa in più. La forza fisica è ottima, è buona. Poi ha il valore più alto che un giocatore possa avere, ovvero un 99 di elevazione che bisogna andare a prendere a coppiare con, se non sbaglio, adesso non ho qui la statistica, comunque un 96 se non sbaglio di precisione di colpi di testa. Allora, per i colpi di testa io quest'anno sono veramente in difficoltà, perché non riesco a creare una squadra che mi sappia far crossare bene. O comunque sono io scarso a crossare, o comunque non riesco a impostare bene l'azione per crossare. Quindi non ho neanche fatto un gol di testa con Icardi. Ho fatto tanti gol, ma neanche uno di testa. E devo dire che se siete bravi sicuramente a giocare così con i cross, sicuramente vi troverete bene. Perché insomma, uno con quei valori lì non si può mica prendere non vi può mica prendere per i fondelli. Quindi, devo dire, io non l'ho inserito né fra i pro né fra i contro, ma sicuramente se siete bravi riuscirete a colpire di testa. Quindi, per l'utilizzo del giocatore vi ho già dato tutti i consigli possibili. Secondo me, quindi, Icardi è un giocatore, è una prima punta non completa, non è completo. Per me Higuain è molto più forte. Se volete che io venga qui e venga a dirvi è fantastico, è tutto bello, si scopa Vandanara, sta con questo, c'ha la Ferrari, è fantastico, è fenomenale, troppo forte, finalizzazione 7000, lasciate 20.000 mi piace, eccetera eccetera, allora fate così, lì in alto a destra c'è la X, chiudete, stop, ormai ci conoscete bene. Io vi devo dire la verità, questo non è un giocatore per niente divertente, non è un giocatore per il quale vale la pena anche spendere 15.000 crediti, onestamente. Non è l'attaccante più forte della Serie A, non è l'attaccante più forte argentino. Boh, se siete tifosi dell'Inter e avete piacere di avere il vostro capitano in squadra, ok, io per il resto ve lo sconsiglio, nonostante gli abbia dato un voto normale, un 7, e nonostante comunque lui il suo lavoro lo faccia, ovvero segnare. Però, se vi volete divertire, perché alla fine un videogioco è fatto per quello, io ve lo sconsiglio assolutamente. Quindi andiamo a pro e contro, potenza tiro, finalizzazione, posizionamento e forza fisica sono i pro, i contro, 2 stelle skill con 70.000 punti esclamativi, è poco divertente, poco versatile, a volte è macchinoso, è il tiro a giro. Io spero che questa review vi sia piaciuta, ci vediamo presto, bella a tutti, da Benny.